Questo programma è stato offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Ciao, amiche mie! Come state? Oggi mi sento un po' brial, sarà la primavera ancora, non mi è entrata dentro e quindi vado a fare una ricetta, anche questa briaca. Faccio gli ossibuchi però di tacchino, che sono veloci, perché gli ossibuchi dovete pensare che ci vuole tanto a cuocerli, e quindi ho pensato, avevo in mente quelli lì sinceramente, però ho detto ci vuole tanto a cuocerli, anche se li metto lì non ho tanta voglia, allora ho detto facciamo gli ossibuchi di tacchino. Li ho presi, guardate, bellini così, e si vanno a cuocere. Prima di tutto però devo fare un trito di verdure e vado a fare sedano, cipolla, carota, scalogno e aglio. Metto tutto nel... quando ho un po' di tempo, che mi garba anche tritare a mano, a me fare battuta a mano, lo sapete come la faceva la mia nonna ci aveva un tagliere di legno e poi c'aveva la mezzaluna che tagliava come e coso, come un bisturi, e lei faceva tutto e battuto, lo faceva sempre in questo tagliere e con questa mezzaluna che faceva così, che alla fine nel tagliere di legno, vi ricordate prima usavano taglieri di legno, era venuto la buca, la fossa, a forza di ste nonnine, queste nonne, pensare ora sono nonna anch'io, comunque è il ciclo della vita. E ora mi sento, so come si sentiva la mia nonna, che vorrei coccolare sempre i miei nipoti, gli vorrei prendere e fargli tutte le cosine, insomma sti nonni che gli garba viziare un po' i nipoti, perché i nostri figlioli non si sono potuti viziare, perché logicamente sempre a corsa, la vita frenetica, tutte queste cose, allora ora ci sa un po' più di tempo, si cerca di viziare un po' i nipoti. E allora mi ricordo anche come facevano la mia nonna con me e i miei babbi e la mia mamma con i figlioli, che ero sempre a brontolargli: non li deve avere, non sapi, sono male. E vabbè, ci si deve passare tutti, no? Quindi torniamo a noi. Ho messo l'aglio, lo scalogno, la cipolla, la carota e il sedano nel tritasutto. Mettiamo anche quest'altro spicchino, dai, d'aglio, che l'aglio ci sta bene. Si fa così, si fa andare, chiudo. Così. Oh, vai. E
questo è pronto. Cosa vado a fare? Intanto si accende il fuoco. Metto l'olio. Così. Poi prendo gli ossi buchi di tacchino, li infarino leggermente e li metto dentro. Qua. Che poi li chiamano ossi buchi, sono praticamente i cosci del tacchino tagliati e sembrano ossi buchi piccolini, vedete? Tondi, tondi. Così. Così. E così salza il fuoco e metto via, vado a metter via questo, mi do una sciacquatina alle mani, ecco qua. Come sono alti questi, sembra d'essere una bambina. Ah. Ecco qua. Sale. Così si fanno andare. Bene, bene, mettiamoci anche un po' di pepe, già che ci siamo. Si girano. Così. Ecco qua. E risalo anche da questa parte e ancora pepe. Poi prendo il triso dei nostri odori ecco qua.
che profumino, che profumino. Un altro po' di olio, che se l'è mangiato tutto il tacchino. Ecco così. Ecco qua. Vedete ora che è tutto bello cotto. Rosellito, la diceva la mia nonna, ritornando alle nonne. Cosa si va a fare? Andiamo a mettere il vino bianco. Si fa ubriacare, si fa briaco proprio. Ecco qua, si abbassa il fuoco. Si cuoce, si copre e si fa cuocere pianino, 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 pianino. Ci si vede quando è cotto. Intanto metto a posto, Gli ossibuchi sono quasi pronti. Ho preso un po' di prezzemolino e vado a aggiungere un po', e poi vedete, ho preso la mia scatolina magica. Io faccio sempre delle sfoglie di pane quando ho anche il pane avanzato, oltre a fare le briciole croccanti da mettere sopra le insalate, crostini di pane, cose aromatizzate, che io sono fissata di queste cose qui. Faccio anche queste sfoglie messe in forno ben tostate, si mettono nei contenitori, si chiudono e durano tantissimo, e queste servono per guarnire i piatti. Quindi ora gli ossibuchi sono pronti, si va a impiattare. Ecco qua. Che profumino, cioè è venuta una cremina. Quando fate bollire pianino pianino, poi va bene, il tacchino cuoce anche più veloce, ve l'ho detto, degli ossibuchi normali. Quindi ci potete stare benissimo. Ecco qua. Si spenge e si va a impiattare. Prendo questo qui, metto uno, due, prendo quelle un po' più grosse, e tre, così. Un po' di carta, perché mi si è sporcato il piatto subito a bomba. A me anche, prendo un po' di questo sughettino che è qui, mono, e si va a mettere sopra un po' di prezzemolo e una bella sfoglia di pane, un filino d'olio e siamo pronti. Guardate bellino, che profumino, buono buono. Io vi aspetto qui domani, sempre alla solitura, dall'agriturismo Cannavuota, vicino a Follonica,
con Lilio Pesca. Appuntamento a domani, sempre qui alla solita ora, mi raccomando, domani. E ora tutti a tavola, ciao, 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 ci vediamo. Questo programma è stato offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola.